ridatemi una mano ragazzi ad avere ciò che era mio iscrizione gratis al canale e campanellina partiamo subito da un presupposto non, eh, no, no, non creiamo pre pregiudizi non ci creiamo pregiudizi maglia firmata da lui, primo anno di Inter la ricordate questa maglia? secondo me tra le più belle in assoluto dell'Inter degli ultimi anni originale eh, non tarocca non tarocca, maglia originale, andate a comprare all'interstore. Non comprate le magliette tarocche meglio comprare una maglietta in meno, ma comprarla originale nel vostro, nel nostro piccolo, è meglio non fare concorrenza all'inter, eh? anche se qualcuno può pensare, è un goccio eh, nell'acqua, è un goccio nel mare, qua nessuno vuole fare la morale a niente e a nessuno. Eh, dice: Ma io eh, come fo a comprare la maglia ai miei figliolo, eh, giustamente, eh, non è che guadagno 10.000 euro in mese, una maglia costa 100 euro. Durante l'anno, l'interstore fa sempre comunque eh, degli sconti, magari non ti prendi l'ultimo modello, ma te ne prendi uno più, o più vecchio. L'importante è avere i colori in casa. Questa è una battaglia. Io porto avanti da quando ho aperto il canale contro chi vendeva le magliette false. no? Che poi questi qua che su YouTube vendevano le magliette false ti facevano anche la morale, quindi lasciamo perdere. Io ho la mia idea, maglia comprata all'Inter Store e eh, preferisco non comprare le magliette tarocche e soprattutto mi fa stare bene perché comunque non divento un concorrente dell'Inter, no? Come quello butta la carta a terra dice "Ho capito, ma eh, faccio un esempio senza nulla togliere a Livorno, no? Io sono di Firenze, l'altro giorno a Livorno per lavoro c'era una via tutta sporca, tutta la roba a terra è arrivato uno. Ha buttato una carta. Eh, che vuol dire una carta te, una carta per l'altro, alla fine, alla fine diventa Oletamio. Cioè, te intanto comincio a buttare la carta nell'apposito cestino, poi dopo saremo a vedere. Per quanto riguarda Lukaku, ragazzi, io, che eh, come calciatore, lo adoro, riconosco che lui non sia un fuoriclasse, perché tecnicamente eh, non è un fuoriclasse. Lukaku comunque nel campionato italiano, in questa Inter povera, che fortunatamente non lo sarà più a breve, questa Inter di parametri zero, in, Inter, in questa Inter di piattini, a cercare a rovistare un attimino negli avanzi delle altre società, ci può stare tranquillamente, anche se, per come la vedo io, sono sempre stato combattuto Il ritorno di Lukaku. Io non lo so se l'avrei ripreso soprattutto con un allenatore come Inzaghi e lo fa giocare molto più in area. Eh, Lukaku quest'anno ha trovato delle condizioni diverse, no? Come quando fu preso dal Manchester United, dove anche lì era un po' in depressione perché se vi ricordate è eh, Mourinho spesso lo metteva in panchina. Quindi eh, però c'era un allenatore lo chiamava tutti i giorni, che era Conte, Parrucca, c'era Pintus c'era un gioco improntato tutto su di lui e soprattutto c'era un gioco uscito addosso eh, per farlo rendere al meglio. Perché se te a Lukaku, cose che abbiamo già detto e ridetto, se te a Lukaku gli togli gli spazi e, e, e lo tieni fermo come un palo, visto che tecnicamente spesso, faccio un esempio, spesso quando stoppa la palla nello stretto, la stoppa di stinco e la palla gli va a un metro. Se te gli togli lo spazio, se te non gli dai il campo da mangiare, Lukaku diventa un punto di riferimento, un punto di riferimento semplice no? per difensori. In più, quando poi non è in forma al 100%, lui si appoggia al difensore, il difensore sente la schiena. E siccome non è Salà che quando si gira non lo vedi nemmeno. No? E quando si gira il difensore, dà il movimento, appoggiandosi al difensore, il difensore capisce anche dove va. Il difensore, sente il movimento, no? Capito qual è il discorso? Quindi, è un calciatore che, innanzitutto, eh, bisogna stare attenti perché va coccolato perché a livello emotivo lui è molto sensibile. Lui è voluto tornare eh, in Premier, ma ha fallito per la terza volta. Non è un giocatore adatto alla Premier League. Parliamoci, sinceramente, è voluto tornare a casa perché Lukaku, ragazzi, cosa fa? Ripeto, parlo di un giocatore che a me piace, eh? però bisogna essere obiettivi e soprattutto bisogna essere sinceri Lukaku va al Chelsea per la terza volta ci fa salutare dal suo procuratore non è per dargli addosso te lo ripeto, sto ragionando ci fa salutare dal suo procuratore bacia lo scudetto del Chelsea Tuchel inizialmente ci punta, lo fa giocare, poi lo mette a sedere viene spernacchiato da tutti i tifosi del Chelsea gli viene dato di scarso gli viene di tutti i colori lui cosa fa a novembre? dell'anno scorso, prende, alza il telefono e chiama la mamma, la mamma il le, la mamma è l'Inter un giocatore forte mentalmente, che per la terza volta torna in Premier che comunque se te decidi di tornare in Premier per la terza volta è perché comunque hai deciso E quello scalino di quello step, quello switch lo vuoi fare, si allena 10 volte di più e cerca di diventare titolare del Chelsea, Lukaku no Lukaku Chiama la mamma perché vuole tornare all'Inter, ragazzi. E questo è il successo. Poi fa 26 apparizioni. Fa 8 gol. Fa un campionato. Fa delle prestazioni molto scarse. Torna all'Inter è comunque fuori forma. È sempre sovrappeso. Lui ha molti problemi con il peso. No? Ha molti problemi nella gestione del peso. Arriva all'Inter fa due gol, mi sembra, se non sbaglio, correggetemi, nelle amichevoli, fa tre quattro amichevoli senza toccare palla, senza fare gol, perché è normale si parla di un Cristiano di 105 kg, non lo metti in forma come Lautaro Martinez, Lukaku. Lukaku sono due Lautaro Martinez uno sopra un altro, anche se Lautaro ha un bel fisico è bello massiccio. Poi si fa male e arriviamo a oggi. È comunque il centravanti più pagato della Serie A. L'Inter indebitata, no? e è, è comunque il centro avanti più pagato della Serie A. Se non il giocatore più pagato della Serie A, quindi te gli devi pagare l'ingaggio all'ordo, anche se c'è eh, eh, la detassazione no? perché comunque lui era all'estero. Ma comunque è un cacciatore ti osta 20 milioni: è un'operazione che osta 20 milioni in un anno e ce lo ha in prestito. Ma lui si fa male e non gioca quasi mai. Siamo a quasi novembre, non è che tu lo metti in campo e ti fa le buche in terra. È un giocatore, è un diesel, è un turbo diesel, è peggio di come era Pieri. Lui ha bisogno continuamente di stare in campo, quindi ha bisogno di giocare, di annusare l'erba, di annusare gli abbezzari E soprattutto c'è anche un'altra cosa da non sottovalutare. Lui quando si è fatto male ancora non si era integrato nel gioco di Inzaghi, lui si deve integrare anche nei meccanismi. Lascia perdere i giapponesi e poi lascia perdere il fatto che lui con Lautaro Martinez si intende a, a meraviglia, però non si intende con tutto il resto della squadra perché ha fatto ha giocato buon la squadra, che ti voglio dire. Si parla di un giocatore che tra un po' avrà 30 anni e se lo vuoi tenere alla fine della fiera ti costa 60, 70, allora io ti chiedo a te io ti chiedo a te, fammelo sapere sotto i commenti. Te ora lui secondo me non avrà problemi a fare una decina di gol nei giochi di ritorno, ma almeno 10 gol li farà. Anche con i rigori perché lui i rigori li batte benissimo. Te 60-70 milioni che comunque Lukaku comincia ad avere 30 anni qualche problemino fisico non essendoci parrucca che lo stimola, che lo coccola eh, non è comunque non sarà tutto il gioco dell'Inter riportato su di lui, non c'è Pintus te li spenderesti 60-70 milioni il prossimo anno per tenere Lukaku perché i Chelsea sembra che te lo voglia regalare l'Inter sembra che lo voglia prendere però poi dopo quando ci si mette a sedere davanti al tavolo bisogna parlare dei quattrini è un'operazione importante. È comunque un centravanti di 30 anni che non fa della tecnica la sua arma migliore, ma della fisicità. Sicuramente poi è un centravanti che ha il fiuto del gol. Su quello non ci piove, ma è un calciatore Lukaku Romelu Lukaku che per rendere al 100% deve essere sempre a posto fisicamente. Perché se non è a posto fisicamente non è che ti fa quella, non è che ti fa quelle giocate che ti dà quei lampi di classe come possono fare altri centravanti lui ha bisogno di stare bene perché se non sta bene non rende e ci ricordiamo anche il primo anno di quando venne all'Inter, dove lui cominciò a ingranare a novembre no stoppava la palla andava a due metri e spesso era fuori dal gioco quindi io ti dico romelu in conclusione del video ti ha ripreso è vero ti ha ripreso un inter povera ti ha ripreso un inter che per come la vedo io ho messo da una parte anche un attimino la dignità perché sei andato via cioè Romelu parliamoci chiaro io ti posso volere anche bene no? non è, non è che tu sei andato via proprio da signore insomma a meno un saluto tu ce lo potevi fare non voglio rimangare e riportare a galla cose vecchie già dette e ridette però dia madonna ora caro, caro, caro oh, Romelu io capisco che se tu guardi un grissino in grassi per l'amor di Dio capisco che si vive una volta sola però ora cerchiamo di essere professionali al massimo, visto che te lo sai fare, e cerchiamo di meritarsi il ritorno all'Inter. Anche perché ci sono stati tanti tifosi che ti hanno accolto benissimo, tanti tifosi che hanno fatto finta di nulla. Ora però Romelu, a partire dalla panchina di Firenze, si sarà in panchina. Cerchiamo di meritarsi il ritorno all'Inter. Per quanto poi riguarda la partita contro la Fiorentina, io sono di Firenze, ho tanti amici in curva Fiesole, il mio ex cognato, il fratello della mia ex fidanzata, non moglie, che mi sono sposato una volta sola e sono ancora fortunatamente felicemente sposato è, un, è uno della curva Fiesole e a Firenze odiano l'Inter. A Firenze odiano l'Inter, per loro è, è una partita importante come quasi come quando giocano contro la Juve. A noi ci odiano e faranno di tutto. Per vincere contro noi, non è una partita semplice è un campaccio ho sentito che Jovic ha un problema all'Anca giocatore che a me piace perché non ti dà punti di riferimento molto bravo tecnicamente si scambia, fa la prima seconda punta eh, si può spostare sulla fascia poi c'è anche Gonzalez che è molto bravo, quindi occhio alla Fiorentina che soprattutto sta passando un momento non buono ha un allenatore che a me piace che è italiano, quindi bisogna avere occhio perché è un campo infuocato quello lì è un campo infuocato, la partita con l'Inter a Firenze lo respiro, io in città già da tanto, ma tutti gli anni è sempre la stessa storia, ci odiano, noi gli stiamo sui coglioni a loro. ragazzi c'è poco da fare e faranno di tutto per vincere con noi, quindi ehm, serve qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite per vincere a Firenze, ve lo dico subito, perché Milan gioca contro il Monza, e quindi l'Inter già un pareggio. Qualora l'Inter e il Milan vincessero il Monza, vince in Napoli, sarebbe già un passo falso. L'Inter, purtroppo, avendo fatto una partenza horror di campionato, ha solamente un risultato che non è il pareggio: il pareggio non ti serve a nulla, perdi o pareggi ti cambia poco. Quindi l'Inter deve solo ed esclusivamente vincere, però ti ripeto, deve fare qualcosa in più, a mio avviso, rispetto a quello che ha fatto nelle ultime due partite. Ho letto Tielemans del Leicester, Tielemans il belga al posto di Goses. Tielemans è un giocatore a me piace tantissimo un centro, una pista tecnica, un giovane molto molto forte. Goses, ragazzi eh, vediamo se lo fa giocare a Firenze ma se non lo fa giocare nemmeno a Firenze eh, si ritorna sempre lì se, eh, questa, se a fine mercato estivo il Leverkusen avesse accettato l'obbligo Goses sarebbe già partito quindi quello ti fa capire che lo stesso allenatore su questo giocatore non ci punta e purtroppo rischiamo di aver fatto un acquisto sbagliato come con Correa Correa però magari i cugini del, del Newcastle ci daranno una mano e rattoppiamo un attimino e però ragazzi io ve lo dico a Firenze dammi retta a quello e ti dico se vogliamo vincere a Firenze dobbiamo fare di più dobbiamo fare tipo una, una partita tipo Barcellona per vincere a Firenze parliamoci di Ecco, una partita in quella maniera, con quell'atteggiamento lì, con quella grinta lì, con quell'attenzione lì. Perché altrimenti a Firenze non vinciamo, te lo dico subito, ragazzi. Poi domani parliamo un po' di più della partita, parliamo della live che faremo venerdì sera. Entriamo un po' di più nei dettagli di queste due cose, di queste due cose qua. La gola, fortunatamente, la tosse mi sta passando, quindi ritornerò un po' più attivo, lavoro permettendo. Eh, su YouTube e sul canale, poi magari faremo anche qualche live serale. Oltre alla live di venerdì sera, che vi consiglio di seguire perché ci divertiremo, provate per credere. Ciao, Inter.